so che gli c'è da ritirare Toyota RAV4 che ti fa per andare almeno quello. Vai Bruno, manca quanto che arrivi qua, ovviamente sarà una piazza questa qua. Partiamo finalmente. Gran Vitara, abbiamo Lorenzo Codeca e Bruno Fedullo. Stanno qui dalla pedana di partenza e si recheranno a Cingoli, direttamente a Cingoli, dove domani mattina prenderà il in diretta televisiva su Rai Sport 2, la Suzuki Gran Vitara, gruppo T2, eccoli che partono dalla pedana di Osimo verso Cingoli, questa è la piazza principale di Cingoli, ed eccoli, salutiamo numero 204 Alberto, la Suzuki Gran Vitara, Massimo Mancusi e Stefano Incaia, proprio la titolarità, ed eccoli, salutiamo dunque numero 205 Massimo Mancusi, l'organizzazione davvero al top. Quest'anno si è scelto la Cingoli e ora è la volta di Osimo. Salutiamo numero 206 Andrea Dalmazzini e Daniele Fiorini. Sì. Poi si parte per questa avventura. Sport 2. Rai Sport 2 dunque si collegherà alle 22:10. Si collegherà con Osimo proprio per mandare in onda le immagini dalla zona di tutto. Una Suzuki New Gran Vitara, via, partono, salutiamoli con un applauso numero 208, Mirko e Mike Emanuele dalla pedana. Inizierà domani, questa sera, trasferimento verso Cingoli, 3 km 300 metri per la prova a Cingoli. Intanto salutiamo numero 209 e Cupra Montana. Sono state organizzate su sterrato ben 3 prove speciali. La prova speciale Castelletta ha raggiunto Osimo. Ciao Enzo, ciao giornalista di Agisport e naturalmente.
Thank you.
d'accordo. Vincitore l'equipaggio numero 201 Lorenzo Codecà e Bruno Fedullo con la Suzuki New Gran Vitara, vittoria del campionato italiano cross country, vincono con in alto le coppe per i fotografi. Quarti allora nella classifica finale, Andrea Lolli. E Andrea Lomforti, dunque al traguardo di Cipoli. Con la Suzuki Gran Vitara numero 204 Alberto Spinetti e Lara Giusti, terzi classificati al traguardo con Alberto Spinetti e Lara Giusti. Consegna la coppa ancora l'assessore allo sport del comune di Cipoli. Primi dei fuoristrada di serie numero 200. Nicole Corse. Eccoli qua al traguardo anche loro. Ottavi assoluti, Francesco Facile e Paolo Fasan. Ottavi assoluti. Grazie della vostra partecipazione al traguardo di Cipoli, che oggi ci ha tenuto aggiornati. Daniele Fiorini. Grazie, grazie per la vostra partecipazione. Alfio Giuseppe Cordonaro e Marcello Bono. Numero 211, Alfio Giuseppe Cordonaro e Marcello Bono. Anche loro prendono punti per il trofeo Suzuki in quinta posizione assoluta. Le 9 prove speciali di oggi e sono le ultime vetture ad arrivare. Alfio Giuseppe Cordonaro e Marcello Bono. E abbiamo il secondo assoluto, numero 212, Franco Grigoletto e Gianni Marchi. Eccoli qua. Vieni, vieni. Una bella vittoria. Eccolo, si festeggia con spumante italiano al traguardo di Cingoli per questo podio che va a chiudere questa giornata intensa qui
bravo. Sulle strade sterrate della provincia di Ancona e di Macerata. Dunque salutiamo Codecca Pedullo, Grignoletto Marchi e Spinetti Giusti. Li attenderemo il prossimo anno. Secondi, grazie della vostra partecipazione, al prossimo anno. Intanto primo di TH e primo di classe, eccoli qua, scendete pure per ritirare. Andiamo con il 216, dunque Simone Grossi e Michele Mengarelli.